pazienti sono stati immediatamente ricoverati, i posti in isolamento sono in buone condizioni, e la tempestività dell'intervento ci fa pensare che non ci siano persone esposte, perché come sapete di norma l'infezione si trasmette dopo la comparsa dei sintomi, quindi appena sono comparsi i sintomi i pazienti sono stati presi in isolamento, quindi protetti, è stata fatta la diagnosi è stata verificata, quindi questo ci fa essere abbastanza tranquilli. Come ha detto giustamente il Ministro, noi ci aspettavamo che prima o poi arrivassero dei casi, l'attenta valutazione di tutti i sospetti ha permesso di arrivare alla diagnosi presso l'Istituto, verificata con l'Istituto Superiore di Sanità nella serata di oggi. Ci sono domande? Prego. No. Sì. Non è questo. Buonasera Presidente, Max Brog, Agora Rai 3. Due domande, una veloce per lei e una veloce per il Ministro. A lei chiediamo, visto che sono giorni che uno dei due principali partiti in questo momento al governo chiede una tagliando su reddito cittadinanza quota 100, se stasera ne avete parlato, se secondo lei su queste riforme bisognerà fare delle modifiche non previste finora. Invece per il Ministro, siccome oggi molti media riportano l'approvvigionamento degli italiani della mascherina protettiva in alcune farmacie dove questo prodotto si dice sia addirittura andato sold out, cosa vuole dire ai cittadini in questo senso? Cioè ha senso approvvigionarsi di questo strumento, ha senso utilizzarlo per noi italiani? Per quanto riguarda la domanda che mi ha posto, le rispondo subito che abbiamo poi interrotto a un certo punto il lavoro, ma non siamo entrati in ogni caso, e non era nostra intenzione in questa prima riunione entrare nel merito delle specifiche misure. Peraltro vi invito, chiedo uno sforzo, cambiamo gli esseri, quindi italiani noi non ne facciamo, verifiche non ne facciamo, l'ho già detto. Lo dico anche a me, lo dico a tutti. Diciamo che cerchiamo anche di rinnovare un po' l'essere della politica, però al di là delle formule lessicali ci siamo poi interrotti. In ogni caso non era nostra intenzione entrare nel merito delle specifiche misure, ci siamo lasciati, ovviamente ci siamo dedicati a questo tema che in questo momento è prioritario, fermo restando che adesso siamo in una sintesi che io elaborerò un calendario di incontri con i temi che andremo ad affrontare con questi gruppi di lavoro, in modo in capo a qualche settimana di completare subito il lavoro e rilanciare l'azione di governo. Molto velocemente, noi abbiamo sempre detto che la situazione internazionale va seguita con la massima attenzione perché è seria, ma che non bisogna fare alcun allarmismo. In questo momento ci sono 12 casi certificati in Europa. Di questi abbiamo detto, sappiamo da stasera che ce ne sono due in Italia, la situazione è totalmente sotto controllo e quindi tutti gli atti, i gesti che sembrerebbero diciamo, alimentare un allarmismo dal mio punto di vista sono fuori.